Eccoci tornati. Rieccoci. Nel nostro studio, bentornati a Flop Calcio, perché si collega adesso con la TV. Esatto. È arrivato il momento di parlare di Milan. Cioè, abbiamo un po' parlato di Milan precedentemente, ma approfondiamo di più la discussione. Esatto. Milan che ha giocato in Champions League. Ha vinto un po' a fatica, sì, dire la verità, un 2-1, un 2-0, un po' tirato, con un gol di due bomber non di razza come Zapata e Muntari. Una vittoria che però insomma fa morale, soprattutto perché è ottenuta... Sono tre punti comunque che sicuramente fanno sempre, poi perché insomma c'erano tanti infortunati, tanti assenti, quindi il Milan ha vinto, ha fatto comunque bene. Il girone non sarà semplicissimo, perché comunque certo, controllando il Barcellona, quindi c'è l'Ajax. Tre punti fanno sempre comodo al Milan, ma ne parliamo, vorremmo parlare. Ovviamente ringraziamo innanzitutto il Milan per avercelo fornito anche questa sera. Ringraziamo lui, perché comunque l'ora è tarda, noi andiamo in trasmissione alle 23, quindi ormai siamo quasi a mezzanotte, ma lui è disposto a stare al telefono con noi, dovrebbe già essere collegato, quindi vediamo se c'è. Mister Allegri, mister, ci pronto? Sente? Buonasera a tutti. Allora, mister, parliamo un po' di Milan, di Champions. Esatto, di Champions soprattutto. Pato non c'è più. Pato non ne abbiamo chiesto di Pato. Avete chiesto di Pato? No. Ho sentito Pato. No, a parte che non c'è più Pato. Pensavo avesse chiesto di Pato. No. Beh, allora facciamo una cosa. Parlando di Pato, ci viene in mente subito, non so, i classici infortuni di Pato, ecco. No? Perché Pato quando era a Milan si fortunava sempre. Allora le chiedo un pochettino, insomma, della vittoria di ieri, in mezzo a tanti infortuni, anche non era facile riuscire a vincere, lei ci può dire qualcosa? Insomma, è contento di questa cosa? Questa situazione è difficile. Sì, immaginiamo. Situazione molto difficile, ci sono tanti infortuni, situazione facile da gestire. Ti dico la verità, non vorrei essere nei panni dell'allenatore. Non vorrei essere nei panni dell'allenatore. L'allenatore dovrà fare scelte difficili. No, che mister, non vorrei buttarle il mondo, ma è lei l'allenatore del Milan. È lei l'allenatore del Milan. Sono mica io, scusa. Sì, è lei. È Berlusconi l'allenatore del Milan. Ma come Berlusconi? No, scusa, lui che fa la formazione, la faccio mica io. No, questa è clamorosa. Io vado a fare l'intervista, vado in televisione, poi a lei io mi diverto, faccio parlo. Gli allenamenti però almeno li conosce. Almeno lei. Quelli. Almeno gli allenamenti. Fatta sotto gli allenamenti. Cosa fa lei? Faccio l'intervista, te l'ho già detto. Il mercato? Il mercato lo fa Gagliani. Benissimo. Quindi lei fa solo le interviste? Esatto, io fa nulla praticamente. Ah, praticamente non fa niente. Non fa nulla, va bene, mister, ma... quindi cosa possiamo chiedere? Non so, se lei non è allenatore. No, di calcio non è che potete chiedermi molto, perché non alleno la squadra. Possiamo parlare di altro, no, se no, volete. Noi dobbiamo parlare di calcio, mister, una trasmissione sportiva. Perché Berlusconi fa la formazione, c'è tutto lui. Scusa, se volete c'è l'allenatore di fianco. Berlusconi, quindi? L'allenatore. Ah, c'è Berlusconi, può passarci. Scusi, Silvio. Silvio, va bene. Fammi un attimo che c'è la televisione. Sì, televisione, so che sei bravo in televisione, capito? Sei più bravo di me, non lo so, okay. L'hai inventato tra la televisione. Sì, è un attimo. Incredibile. Ci passa la Berlusconi. Adesso lo passo. Papo! Ma non abbiamo chiesto di Pato. Scusate. A questo punto è clamorosa, possiamo parlare con Berlusconi, presidente, insomma. Berlusconi. Presidente forse allenatore, non si capisce. Presidente, ci sente? Pronto? Buonasera. Sono il presidente, il miss, Filippo Berlusconi. Ah, è miss addirittura. Il tacco del mio incarico. Ma fa tutto lei, fa... Siamo partiti alla grande, una partenza assolutamente straordinaria. Beh, non ci sembra proprio una partenza così straordinaria. Abbiamo fatto un importante acquisto, che l'ho fatto io. Abbiamo preso la Federica, la Nervi. No, ma veramente avete preso Matri? Matri ce l'ha portato dietro la Federica, in fondo. L'acquisto è stata la Federica, una bella presenza in tribuna, una presenza importante. Federica Nervi, ricordiamo. Federica Nervi, assolutamente, quindi un grande acquisto di cui io assolutamente ne vado molto fiero. Va bene. E voglio fare una critica invece al dirigente Gagliani, l'amico Adriano, perché è stata la cessione assolutamente equilibrio, assolutamente che io non ero assolutamente d'accordo. Sì. Con la cessione della Melissa, di Boateng, se mai. Boateng se lo portava dietro a Melissa, voi guardate sempre il lato sbagliato del calcio. Sì. Si vede che non capite di calcio, guardate sempre il lato sbagliato. Io suoniamo già un tridente fantastico con Fanny, la Satta e la Nervi. Ah, Fanny, ricordiamolo, fidanzata di Mario Balotelli. Un tridente ma delle meraviglie. Sogna un tridente di fidanzate. Sapete che a me piace il calcio spettacolo, insomma. Vabbè, insomma, non è quel calcio spettacolo. Non è calcio spettacolo quello. Mister, ma allora, mister, presidente, vice non la presidente. Chiamo, chiamarmi come volete, insomma, presidente, mister, dirigente. Dirigente, tutto. Allora, vi ascolti, presidente, la chiamo presidente. Sì. Presidente, parliamo con lei per la formazione. Sì, a questo punto non facciamo confusione, equilibrio. No,
dovete chiedere al mister, al mister Allegri. Ma ci ha detto di chiedere a lei. Le cose vanno così, sì. È molto semplice. Quando la squadra vince, l'allenatore sono io, i meriti sono miei. Quando la squadra va male, l'allenatore diventa Massimiliano Allegri. Benissimo. Questo l'abbiamo stipulato. In questo caso l'allenatore che il Milan non va tanto bene, quindi Allegri. Ma dopo la grande vittoria per 2-0, il merito mio, ma quando la squadra va male, come ha detto Massimiliano, infatti l'infortunio è colpa di Massimiliano. Colpa di Allegri. Comunque, sono intervenuto nella vostra emittente. No. Ma veramente, sì, veramente abbiamo chiamato noi. Sono intervenuto nella vostra emittente. Vai, ci ha chiamato prego, lei, prego. Allora, per fare un importante annuncio televisivo. Va bene, Cacà torna al Milan. Ma l'ha già detto, è già tornato al Milan. L'ha già detto questa cosa bella. Non l'avevo ancora annunciato in televisione. Grazie, devo fare, fatto togliermi questo spizio di annunciare il grande ritorno di questo grande campione. Però tra l'altro il presidente si è rotto. Si è anche già infortunato. Si è infortunato. Sì. E Cacà sì, infortunato. E che equilibrio, Massimiliano. Sei un incompetente. Hai fatto infortunare che cazzo. Scusa presidente, Pato sei fortunato. Questo incompetente è sempre mentre Pato. Pato se n'è andato. Ma a questo punto, dato che Cacà se n'è andato, farò infortunato. Un altro annuncio. Grande ritorno. Sì. Al Milan ritornerà. Sì. Shevchenko ritornerà, Rino Gattuso ritornerà, Paolino Maldini ritornerà, George Weah, Gianni Rivera, e andiamo forza Milan, in equilibrio. Grazie presidente, buona serata. Sentivamo un po' il clima. Sì, vabbè, lui vuol far tornare tutti, il presidente, siamo contenti. Quindi Gianni Rivera magari giocherà le prossime partite del Milan. Non so se fisicamente Gianni Rivera riuscirà a giocarsela. Chissà, vedremo. Il campionato è lungo, ovviamente. Molto lungo, però è arrivato il momento, sì. Vedremo. Ci smentirà magari Silvio Berlusconi. Intanto è arrivato il momento di... affrontare un'altra rubrica. Un'altra rubrica molto importante, che è un tipo sondaggio. Che sì, noi un giochino, dai, un giochino, forse noi è meglio dire così. Lo facciamo sulla nostra pagina. Ricordiamola allora la nostra pagina, esatto. facebook.com/gliautogol. 45.000 persone ci hanno messo mi piace sulla nostra pagina, le ringraziamo tantissimo perché siamo cresciuti molto. Continuate a mettere, basta andare su Facebook, scrivere gli autogol, anche su Twitter cercate @gliautogol, quindi @gliautogol e ci troverete. Sì, scriveteci, siamo noi vi rispondiamo. Rispondiamo a tutti. Intanto saluto Ivan che ci ha scritto un'email proprio poco fa, quindi lo ringraziamo, ha detto che ci segue sempre anche su YouTube, quindi ciao Ivan, grazie Ivan. E partiamo quindi con questa... La coppia perfetta. Gioco che facciamo sulla nostra pagina. Noi mettiamo due concorrenti sulla nostra pagina il mercoledì, due uomini maschi e due donne che si affrontano per definire quale sarà la coppia perfetta, gli uomini contro uomini, donne contro donne, per arrivare a una finale dove avremo solamente quindi un uomo e una donna che formeranno la coppia perfetta e noi tenteremo di unirli. Esatto, in qualche modo. Quarti di finale, quindi abbiamo già due uomini, due semifinalisti, che sono già passate le semifinali. Dopo comunque li vedremo tutto il tabellone. Ricapitolazione. Esatto. Quindi abbiamo, da una parte abbiamo Marco Boriello, quindi in forza alla Roma, dall'altra parte Cristiano Ronaldo. Insomma, due belloci, anche se insomma... Due belloci. Chi secondo voi ha vinto? Meglio sul campo Cristiano Ronaldo. Chi ha vinto secondo voi? Direi Ronaldo. Per la mutanda, dici, che la mutanda... Sì, insomma, poi attira. Con lo sguardo... Ha vinto quindi Ronaldo. È stata una sfida tiratissima, una sfida veramente tirata, erano proprio punto a punto. E vi leggo qualche commento come Polpo Pol, questo personaggio. Che ci ha scritto, che dice: ma Ronaldo ha 8 addominali, effettivamente. In effetti sembra, contandoli, non ha il six pack lui, ma può prestarmene un paio. Io li prenderei volentieri. Sì. Laura che scrive: sinceramente non mi piace nessuno dei due, troppo tamarri. Non meritano di gareggiare in futuro contro Marchisio. Quindi attenzione. Marchisio è lanciatissimo dalla prima sfida, ricordiamo, è già in semifinale. Marchisio e Casillas. Linda che dice: no Johnny, no party. Riferendoci probabilmente a Jonathan. Che sì. E Alex che ci scrive: Borriello è stato sponsor ufficiale di Shampoo Conte, Ronaldo no.
parlano i fatti, quindi insomma, effettivamente. Però tra l'altro Ronaldo, che è stato anche sponsor, per quanto dire l'amico di un auto shampoo, quindi anche lui. Questa invece insomma è la seconda, l'altra semifinale, l'altra quarta finale tra le donne, con Elena Santarelli e Wanda Nara. Diciamo chi sono: una fidanzata di Bernardo Corradi e l'altra di Maxi Lopez. Si è fatta malissimo Maxi Lopez. Ha vinto la Santarelli, dominando, devo dire. Dominando. Gianluca ci scrive che lui voterebbe la Vandarelli. Vandarelli. Enrico dice non si sa più a che Santarelli votare, a che Santarelli votarsi, giustamente. Enrico dice, no, Enrico l'ho già letto. Mario dice, io ho visto la Santarelli a Udine, sì, scazzatissima in tuta, aveva praticamente un raggio di sole che la seguiva quando Che poeta, che poeta. Ragazzi, questo è il quadro che arriva adesso. Vedremo, quindi poi avremo Sattanargi e Santarelli contro la vincitrice tra Lara Alvarez e Elena Seredova. Esatto. Dall'altra parte Casillas e Marchisio e Ronaldo contro Pablo Osvaldo o Daniele De Rossi. Siamo in chiusura, ragazzi. Siamo in chiusura. Ricordiamo che settimana prossima non andremo in onda perché gioca l'Inter. Esatto. Spazio del campionato. Assolutamente, noi torniamo fra due settimane. Ragazzi, noi vi auguriamo una buona notte. Un saluto. Ci vediamo tra due giovedì, sempre qui. Ciao, ragazzi. Ciao dagli Autogol.